Ciao, ed eccoci per un'altra recensione di un tool IA. Oggi vorrei presentarvi un tool che probabilmente non conoscete, ma io ho scoperto di recente ed è molto utile, credo, per genitori, quindi mamme e papà, e che vogliono stimolare l'apprendimento e il pensiero critico nei propri figli, nei propri bimbi. Si chiama JoyPanner e il sito è joypanner.com. E come vedete l'interfaccia è molto molto semplice, è molto simile a Google in realtà, e dice appunto Go beyond quick answers and engage in deeper learning through Q&A adventures, quindi si basa proprio su il fare delle domande a questo Doctor Who, che è questo gufetto che troviamo qui. E come funziona? Allora, abbiamo una serie di domande che sono in inglese, ma funziona anche in italiano e adesso ve lo farò vedere, vi farò un esempio, dalle quali è possibile partire proprio per esplorare degli argomenti e per, diciamo, approfondirli e suscitare delle domande da parte dei vostri bimbi e facilitarne l'apprendimento. Quindi, come vediamo qua ci sono tutta una serie di categorie, quindi nature, human body, animals, plants, human behavior, culture. Quindi può anche essere un modo per aiutarli nell'imparare l'inglese. Comunque testiamolo in italiano. E, per esempio, voglio fare una domanda a Doctor Who e gli voglio chiedere quante persone abitano la Terra. Gli pongo la domanda cliccando su questa piccola freccetta. Io sono loggata all'interno dell'account, quindi vediamo cosa succede. Dr. Who pensa un po' e mi risponde: ecco, qui c'è una signorina che ripete in un inglese, in un italiano inglesizzato la domanda. E la risposta, scusate, e mi dice: certo, questa è una domanda molto interessante. Sai come si fa a contare le persone del mondo, nel mondo? E io dico: no. No, non lo so, ma penso che cercherei la risposta su Google. Vediamo che appunto, vedete come stimola il ragionamento, stimola proprio il pensiero critico. E potrei rispondere: provengono da dei database messi a disposizione online. Esatto, i dati possono venire da vari database rilevanti come quelli con dei governi. Ora pensa a questo: se volessimo sapere quante persone vivono sul pianeta, quali informazioni. E così via. Quindi vedete che stimola davvero diciamo, l'analisi, il pensiero critico, il ragionamento, ed è veramente uno strumento molto carino. Quindi, soprattutto se siete genitori, ma anche no, anche se volete, diciamo, restare attivi da un punto di vista appunto delle funzioni cognitive, vi consiglio di registrarvi e di iniziare ad usarlo. È gratuito, credo che ci sia, vediamo un po' le informazioni di pricing. Ah, ok, quindi in realtà c'è una subscription a pagamento che consente, penso ci sia un blocco dopo un po', e il piano individuale parte da $14,99 al mese, quindi fateci una pensata. Grazie mille e al prossimo tool.